In un campo da golf in California, il signor Prindiville sta parlando di affari con l'imprenditore David Maxwell. Complimenti, un colpo da maestro. Alla prossima buca. Andiamo. Insomma, perché mi hai fatto venire qui? Ho un problema con la mia Lamborghini Hurricane. Non è un problema meccanico, più che altro di stile. Ti ascolto. Partecipo a tanti eventi e fiere in tutto il paese. E mi tocca arrivare a bordo di un mezzo scadente e molto vecchio, tra l'altro. Non è da me, capisci? Non è il mio certo. stile. E a che pensavi? A qualcosa di aggressivo, come la Hurricane. Ok. Con le qualità di un fuoristrada. Di un fuoristrada? Sì, gomme da sterrato e tutto il resto. Si devono girare tutti quando arrivo. Voglio farmi notare. Quanto tempo ho? Ho un evento tra 4 settimane. 4 settimane? Esatto. Dovrò chiamare i miei uomini migliori. Prepara i soldi. Qualunque cifra se fai il lavoro in tempo. Sappi che ti costerà un bel po'. Ma sì! Come chiunque abbia una supercar, questo cliente vuole evitare di far girare il contachilometri inutilmente e ha affidato al signor Prindiville un compito incredibile. Trasformare un carro attrezzi concepito per la città in un mezzo fuoristrada in grado di trasportare senza problemi una preziosa Lamborghini Arica. E non è tutto. Da semplice dozzinale dovrà essere convertito in un veicolo dall'aspetto imponente e aggressivo. Questo è un lavoro per i due esperti di meccanica, Shane e Dan. Ehi, capo! Cosa ha per noi? Statemi bene a sentire. Lavorerete per una delle persone più interessanti al mondo. Vive a Los Angeles, è un po' eccentrico. E ha una Lamborghini Hurricane. Gliel'ha venduta lei, ha visto che è un bidone e vuole restituirla. Non mi fai ridere. Ah, scusi. Ci ha affidato un progetto unico. Vuole che gli costruiamo la madre di tutti i transporter per auto. Il nostro cliente vuole qualcosa di completamente rivoluzionario in materia di stile, ma che sia in linea con lo stile della sua Lamborghini Arica. Esagerato, spettacolare. E poi dovrà essere un mezzo fuoristrada che gli permetta di andare ovunque. Siamo abituati a costruire supercar, ma fare un supertransporter che sia una bomba e che si adatti a ogni terreno è una delle sfide più difficili finora. Verissimo. È piuttosto complicato. Sì. Quanto tempo abbiamo per fare tutto? 4 settimane. Ricordate che il progetto è pensato per gli Stati Uniti, perciò lo realizzerete lì. Mi aspetto un lavoro impeccabile da voi. Questo cliente non accetterà mai, per nessun motivo al mondo, un lavoro mediocre. Andate ora. La Hurricane è una supercar con un motore 5,2 litri di cilindrata che raggiunge una velocità massima di 320 km orari. Famosa per il suo design dalle linee squadrate, realizzare un transporter che si addica a questa belva e sia in grado di trasportarla in sicurezza non sarà un'impresa facile. Veniamo a noi. Ho la netta sensazione che questa sarà una delle sfide più difficili. Cioè, guardala bene. La Lamborghini è sicuramente di ispirazione, ma non per progettare un transporter. Andiamo, dai. Sono come il giorno e la notte. Da una parte abbiamo una lussuosissima supercar e dall'altra un orrendo e ingombrante transporter. Già mi vengono i brividi. Ci aspetta una mole di lavoro spaventosa. I transporter sono progettati per andare su strada. Non esiste un modello adatto allo sterrato e noi dobbiamo farne uno in 4 settimane, assurdo. Sì, lo so. Ma segui il mio ragionamento. Mr. P vuole che facciamo tutto il lavoro in America, giusto? Quindi quello che dobbiamo fare è reclutare qualche esperto del posto. Ora, dove possiamo trovare chi fa il caso nostro? Sì, ma Las Vegas. Esatto, è qui che volevo arrivare. Mi hai capito al volo. Il SEMA Show è uno dei più grandi eventi al mondo dedicati all'automobilismo. Più di 60.000 visitatori da ogni parte del globo accorrono a questo speciale spettacolo per dare un'occhiata ai nuovi prodotti in voga. Guarda che roba! E a macchine incredibili. Questo è il porno delle auto, ve lo assicuro. E infine per incontrare alcune delle menti più brillanti del settore. Sono Shane. Piacere.
Ma i ragazzi non possono lasciarsi distrarre dalla moltitudine e dall'unicità delle auto esposte. Se devono costruire un mezzo dall'aspetto aggressivo in grado di trasportare una supercar su ogni terreno... È un transporter? Devono concentrarsi su questi bestioni fuori strada per prendere ispirazione. Parlando di transporter... Possiamo prendere spunto da qui? Questo ha tutto quello che ci serve. Lo trovo incredibile, ma non credo che il nostro cliente apprezzerebbe. No, per niente. Oh, guarda un po' questo. Oh, mamma. Da pazzi. Una cosa del genere ci porterebbe via un sacco di tempo. Ci avranno messo almeno 2 anni a fare. E qui parliamo di tutto un altro livello. Oltre a farsi un'idea sullo stile, Shane e Dan sono qui per trovare il giusto partner americano che gli aiuti a costruire un transporter unico in appena 4 settimane. Ma finora non hanno avuto molta fortuna. Ci sono un sacco di costruttori qui, ma non credo che qualcuno di loro possa svolgere la mole di lavoro che ci è stata affidata in così poco tempo. E poi i ragazzi notano una faccia conosciuta. Ciao, bello! Ehi, come va? Non ci lamentiamo. Che ci fate qui? È piacere vederti. Victor Sanchez è un esperto di modifiche di fama mondiale. Con la sua officina oltre il confine a Tijuana, Messico, è conosciuto per assemblare veicoli in tempi strettissimi. Ci serve il tuo aiuto per un grosso progetto. Di che si tratta? Posso fare tutto, lo sapete. Abbiamo questo nuovo cliente che ci ha chiesto di costruirgli un transporter per la sua supercar. Un transporter per una supercar? Sì. Ci stai? Ma certo che ci sto, amico! Ma che allora razza di domande mi fai? Dai! Siamo venuti qui per farci venire qualche idea e cercare aiuto. E aver trovato Victor è davvero una gran cosa. Bene, si parte per Tijuana. Messico, arriviamo. Mi costa una fortuna mandare quei due al cima, ma non importa. Basta che trovino il talento che fa al caso nostro. Se combinano guai, non è di me che dovranno preoccuparsi. Questo cliente non è certo un tipo facile. Il signor Prindiville non sa che Shane e Dan sono partiti per la tangente. Invece di costruire in America, hanno attraversato il confine diretti a Tijuana, Messico, per incontrare il loro nuovo partner. I ragazzi hanno incaricato Victor di trovare un transporter che faccia da base al loro mezzo. C'è Victor? Dov'è il boss? Ma l'eccentrico re delle auto personalizzate sembra sparito nel nulla. Sai che ti dico? Prendo un po' di sole. È Mr. P che paga la tintarella. Un carro attrezzi. Oh! Ehi! Eccomi! Ciao, ciao, ciao amico! Shane e Dan! Felice di rivederti. Ciao, bello. Che ne pensate? Come che ne pensiamo? È il transporter per la supercar. Fai sul serio. Tutta questa strada per arrivare fin qui e si presenta con quello. Tanta strada per una grossa delusione. Il carro attrezzi in questione è un Ford Serie F che è stato per 40 anni tra i veicoli più venduti in America. Da quando ha introdotto l'F1 nel lontano 1948, la Ford ha prodotto 35 milioni di pick-up serie F. E oggi vende un pick-up ogni minuto della giornata. Ma questo vecchio F250, così mal ridotto, potrà soddisfare il desiderio del cliente di avere un transporter fuoristrada che si addica alla sua preziosa Lamborghini? Possiamo modificarlo e renderlo più di classe. Non ci siamo proprio. Ma guardalo, sembra un ammasso di ferraglia. Ci serve un mezzo di livello che trasporti una supercar senza problemi. Questo coso non riuscirebbe neanche a far arrivare la spesa sana e salva a casa. Dai, sul serio. Vuoi dirmi che ancora funziona? Sì, certo. Ora carico l'auto di mia moglie. L'auto di tua moglie? Sì, fidati. Facci vedere, sono proprio curioso. Ok. Questi ragazzi britannici si aspettavano di vedere qualcosa di elegante, pulito e sistemato, ma penso che possiamo tirare fuori una belva da questo vecchio carrattrezzi. Ma non tutti condividono l'entusiasmo di Victor. Victor, che sta facendo? Non
tienes mi carro arriba. Lo estoy poniendo arriba de la grúa. ¿Estás loco? Baja mi carro. Yo voy en este momento. Ahorita lo bajo. Dice che non c'è problema, tranquilli. Posso usare l'auto come voglio. Victor avrà anche fiducia in questo veterano, ma è davvero adatto a trasportare in sicurezza una supercar su ogni tipo di terreno? Deve avere le qualità di un fuoristrada e non finire fuoristrada, accidenti. Siamo spacciati. Victor! Shane e Dan hanno solo 4 settimane per completare il progetto più impegnativo fino ad ora. Come va? Un mezzo fuoristrada in grado di trasportare senza problemi una supercar anche sui terreni più impervi. Ci serve qualcosa che sia un po' più comodo di questo, un po' più lussuoso. I ragazzi hanno fatto squadra con l'esperto di personalizzazione di auto, il messicano Victor Sanchez, che sta per dimostrare loro perché pensa che questo carrattrezzi Ford F-250 sia il veicolo perfetto per affrontare un insolito tragitto dissestato. È l'ultima auto che hai rimorchiato? Questo terreno sterrato ci dirà se il vecchio carrattrezzi di Victor ha le potenzialità per diventare il transporter per supercar affidabile e sicuro che ci ha chiesto il nostro cliente. Guarda dove vai! Attento a quei sassi, rischiamo di bucare! Sei tutto matto! Vai così! Brutta storia! Si è impennato! Il motore si è spento! Riaccendilo! Ok! Su, dai! Sì! Ve l'ho detto che è immortale! Sì! Che vi avevo detto? È stato grandioso, amico! Finora, questo vecchio carro attrezzi mal ridotto è riuscito a scarrozzare noi e l'auto della moglie di Victor su un terreno dissestato. Ma dobbiamo essere sicuri che possa andare ovunque, perciò lo spingeremo ancora più al limite. Piano, piano! Piano! Così! Ah! Vai! Bloccati. Gli abbiamo chiesto di farci vedere di cosa era capace il fuoristrada. E ora siamo finiti fuoristrada. Ok. Vediamo che è successo. No, cavolo, siamo bloccati. Proprio quando pensavo che questo carro attrezzi potesse andare bene, mi sono ricreduto. È troppo basso. Non è riuscito neanche a superare questo dosso. È del tutto bloccato. Immaginate se sul pianale ci fosse stata un'auto preziosa come una Lamborghini. Abbiamo solo alzato un sacco di polvere. Le ruote continuano a girare a vuoto. Non hanno aderenza. Ora si stanno alzando. Usando il pianale, siamo riusciti a far sollevare leggermente le ruote da terra. Speriamo che ci sia lo spazio per mettere qualcosa sotto come leva. Dai il gas! Ok, prova! Vai, 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 vai! Così, andiamo! Sì. Così bene. Si fa! Anche se questo vecchio carro attrezzi della Ford non è stato progettato come fuoristrada, Shane e Dan sono rimasti piacevolmente sorpresi dalle sue prestazioni. Questo test ha messo chiaramente in evidenza i limiti del nostro carro attrezzi, ma se usiamo un po' di ingegno, può trasformarsi nel transporter per supercar che il cliente desidera. Finalmente convinti che questo sia il giusto veicolo da cui partire per il loro complicato cliente, cominciamo. I ragazzi tornano all'officina di Victor, pronti a studiare un piano. Fase 1. Toglieremo quell'orribile carrozzeria Ford. La togliamo? Via tutto. Ok. Ci sbarazziamo di questa cabina. Fase 2. Dobbiamo trovare una nuova cabina. Io la farei moderna. Dici niente di retro o di classico? Va bene, sono d'accordo. Fase 3. Per fare in modo che il nostro transporter vada ovunque, monteremo delle sospensioni ad hoc. Va aumentata un po' la distanza da terra per permettergli di affrontare qualunque terreno. E infine la fase 4.
e cioè il restyling. Dobbiamo dare a questo veicolo un aspetto migliore. È deciso. Perfetto, ci siamo. Al lavoro. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Lasci un messaggio dopo il beep. Che fine avete fatto? Questo è il terzo messaggio che vi lascio. Forse non vi è chiara una cosa. Voi lavorate per me, sono io il capo. E se vi chiamo e vi lascio un messaggio, pretendo di essere richiamato. Sono io che pago le chiamate, i voli e i pezzi che vi servono. Ve lo dico, vi conviene andare di corsa a una cabina telefonica, mettere una moneta e richiamarmi. Vi abbiamo mandati a Las Vegas, giusto? Prenotami il prossimo volo, vado a casa a fare la valigia. Ne ho abbastanza. Per tentare di trasformare il vecchio e mal ridotto F-250 in un transporter fuoristrada in grado di trasportare una supercar, i ragazzi dovranno sostituire la cabina, aggiungere sospensioni pneumatiche e cercare di rendere questo mezzo unico, di classe, come la Lamborghini. Questa è la parte divertente. Smontiamo tutto. Facciamo un po' di casino. Quando mancano meno di 4 settimane, i ragazzi si affrettano a rimuovere completamente la cabina dell'F-250 dallo chassis. Che ci tieni la dinamite qui dentro? È un razzo! È solo un razzo! Ieri sono rimasto sorpreso di quanta potenza ha questo affare. È un 6,6 litri. Quando schiacci l'acceleratore si sente. È così che si smonta un carro attrezzi. Rimossa la cabina originale, Shane e Dan hanno incaricato Victor di trovarne una di ricambio. Ho un'idea. Hai un'idea? Ok, e pensi di dircela? No, torno subito. Il cliente di Prindiville vuole che lo speciale transporter completi la sua lussuosa supercar. Victor avrà trovato una cabina dall'aspetto aggressivo che sia all'altezza? Shane! Oh, sì! Allora, ho avuto una bella idea o no? Altro che! Victor ha un colpo di genio e trova la soluzione nell'Hummer H2. Questo massiccio SUV aggressivo e automatico è la versione civile dell'Humvee, un veicolo militare usato sul campo di battaglia dal 1989. Adoro le Hummer! Oh, anch'io! Sono una figata! Caricare una supercar su un transporter che ha le linee dell'Hummer è qualcosa di epico! Sì, amico, è grandiosa! Ovviamente la cabina dell'Hummer è molto più lunga della cabina che abbiamo rimosso. Questo vuol dire che dovremo tagliare la parte centrale e poi unire il muso al retro. E non sarà una passeggiata. È ora di farlo a pezzi. Che aspettiamo? Per la fase 2 i ragazzi devono adattare la scocca dell'Hummer allo chassis del carrattrezzi Ford e formare così la base del transporter fuoristrada. Stiamo iniziando a smantellare la Hummer. La alleggeriremo il più possibile, così una volta tagliate le parti che ci servono, basterà sollevarle. Senti, Victor, sì? Daresti un taglierino per la guaina? Tolgo questo finestrino prima di tagliare il retro. No! Che vuol dire no? Usa il martello! Ragazzi lavorano tutta la notte. Non sanno che il loro capo finalmente li ha trovati e arriverà l'indomani mattina. Dov'è la mia auto? Dove sono i miei soldi? E dov'è il mio staff? Non avrei mai dovuto viaggiare per mezzo mondo per riuscire a rintracciare quei due. Dire che sono adirato è un eufemismo.
Ma cos'è questo posto? Dan, Shane, dove siete? Oh, chi si vede? Ehi, capo, non ci aspettavamo di vederla qui. Dove siete finiti? Dovreste essere in America. Che succede qui? Beh, dov'è il mio transporter? Eccolo qui. Non è finito, ovviamente. Ah, non scherziamo, questo no, è il trasporto. No. Qui vedo solo ferraglia. Ci stiamo ancora lavorando. Non ci credo, è uno scherzo. Si fidi. Sta per venirmi un infarto, 12 ore per questo. È una Hammer. Ma che è Hammer? Questa è un'auto smantellata, e questo che cos'è? Un autobus che qualcuno ha lasciato qui. Non potete parlare sul serio, sembra. Non riesco a credere ai miei occhi. Ascolti, è arrivato nel momento sbagliato. Vi ho scritto messaggi, email, ho provato anche a chiamarvi. Alla fine mi è toccato venire a Tijuana. Dire che Mr. P è arrabbiato è poco. Potrebbe esplodere da un momento all'altro. Deve solo avere un briciolo di fiducia. Questo progetto sarà epico una volta finito. So che sembra una totale mostruosità al momento, ma... Mi sento male. Abbiamo un piano. Per fare un omelette si deve pur rompere qualche uovo. E lo stiamo facendo. Le assicuro che verrà fuori un incredibile transporter. Non avrei mai pensato di trovare un tale inferno. Perciò ecco che cosa faremo. Dan, tu resti qui a mettere a posto questo totale disastro. Tu invece fa la valigia. Voglio che vai a parlare col cliente, perché tra tutti e due non avete neanche gettato le fondamenta. Quando torno, voglio vedere qualcosa di meglio. Mi riporti a Los Angeles. Danny, ti saluto. Buon viaggio, ci sentiamo. Fatti valere, campione! A presto, ragazzi! Come ordinato dal signor Prindiville, Shane parte in missione per conoscere il cliente che ha commissionato il progetto più impegnativo finora per lui e Dan. Creare un transporter fuoristrada adatto a una supercar. Dan intanto è rimasto a Tijuana ad occuparsi della fase 3 del progetto, montare cioè le sospensioni pneumatiche. Ma con entrambi i veicoli di partenza smantellati, la strada sembra ancora molto lunga. Qui ci sono... tutti i pezzi dell'Hammer che non ci servono più. Mentre qui è rimasto un gigantesco puzzle. Abbiamo la parte anteriore della cabina e alcune sezioni della parte posteriore. E ora dobbiamo cercare di unirle in qualche modo per creare un'unica cabina che possiamo fissare allo chassis. Dan si sente del tutto fuori dal suo mondo. Lontano dalla sua officina e senza i suoi attrezzi, sta facendo non poca fatica a capire come eseguire il complesso lavoro necessario a fondere i due veicoli. Prima di iniziare a saldare la parte posteriore, vorrei poggiare la cabina sullo chassis, giusto per farmi un'idea di come dovrà essere fissata e dove. Perché non ha alcun senso saldare le due parti senza prima sapere se la cabina va bene oppure no. Senza una gru per sollevare la cabina e metterla in posizione, l'assemblaggio ora sembra un punto morto. Ma per fortuna, Dan e Victor hanno trovato una soluzione piuttosto creativa. Sono entusiasta all'idea di vedere la cabina al suo posto, perché vuol dire che il transporter inizia finalmente a prendere forma. Non ci saranno più tutti quei pezzi di ferraglia in giro. Comincerà a sembrare un veicolo vero. Ma questo è uno di quei casi in cui niente va secondo i piani. Il problema è che questa sezione del parafiamma va a colpire il motore. Perciò non possiamo poggiare la cabina sullo chassis. Non possiamo perdere altro tempo. La cabina va fissata entro oggi. Il parafiamma separa il vano motore da quello passeggeri. Con il tempo ormai agli sgoccioli, Dan ordina agli operai di tagliare un'altra parte dell'Hammer in modo che la cabina calzi a pennello. Abbiamo rimosso la paratia. Ora riposizioniamo la cabina per vedere se il pezzo che abbiamo tagliato è bastato. Speriamo di sì. Sì, così è perfetto. Non
Nonostante i passi avanti fatti finora, c'è ancora tanto da fare. E essere sinceri, penso che stavolta Mr. P ci abbia messo a dura prova mettendo troppa carne al fuoco. Signor Maxwell, sono Shane. Sono venuto a parlarle del suo transporter. Mi manda il signor Prindivi. Tieni aperto. Mr. P non è stato affatto contento di trovarci in Messico. Perciò mi ha mandato qui per incontrare il cliente e rassicurarlo che il progetto sta procedendo come da programma. Signor Maxwell. Piacere, Shane. Come sta venendo il transporter? Sta venendo davvero bene. Le stiamo costruendo una belva, ma ho bisogno di farle qualche domanda per sapere come orientarmi sullo stile. Entra, ti faccio vedere l'auto, così ti fai un'idea. Volentieri. Bene. David Maxwell fa una vita da sogno. Che casa! E che vista! Quest'uomo ha stile. E devo per forza chiedere il suo parere per essere sicuro che il transporter incontri appieno i suoi gusti. È uno spettacolo. Un vero spettacolo. Ma il signor Prindiville non mi ha detto che fosse arancione. Vuole un transporter arancione? No, non lo voglio arancione. Voglio che si completino, non voglio che siano abbinati. So di essere vago e so anche che è difficile, ma voglio che il transporter si sposi con la personalità della mia auto. Deve sembrare che sono stati fatti per stare insieme. C'è solo un modo per capire la sua personalità. Andarci a fare un giro. Ben detto. Ora che la cabina dell'Hammer finalmente è stata fissata al transporter, è tempo di passare alla fase 3 del progetto. Montare ruote enormi e sospensioni pneumatiche per permettergli di affrontare ogni terreno. Ehi, Dan, tutto bene? Ah, sì. Visto che roba? Per l'Hammer. Sono alte quasi quanto me. Sono il massimo per un fuoristrada. Sono arrivate al momento giusto. Portiamole dentro. Queste ruote sono enormi, hanno un diametro di 94 centimetri. Ma, cosa più importante, svolgono tre compiti principali. Hanno un battistrada formato da profonde scanalature e questo è perfetto per i terreni più irti. Sono enormi, il che distanzia ancora di più il veicolo dal suolo e i cerchi in lega le rendono fantastiche. Tuttavia, c'è il rovescio della medaglia. Essendo così grandi, la distanza dal suolo aumenta, è vero, ma così diventa molto più difficile caricare la nostra supercar sul pianale del transporter. Ed è qui che entrano in gioco le sospensioni pneumatiche. No. Dan ha pensato di usare un sistema all'avanguardia in grado di far abbassare il veicolo di 25 centimetri, che spera siano sufficienti a caricare la Lamborghini. Le sospensioni pneumatiche funzionano grosso modo come quelle a molle, eccetto per il fatto che ci consentono di aumentare o ridurre l'altezza del veicolo, immettendo soltanto aria compressa in queste camere d'aria. Nella parte posteriore monteremo queste camere d'aria più grandi, che daranno la potenza che ci serve per sollevare il veicolo, soprattutto quando sul retro avremo una supercar da 2 tonnellate. Adesso tutte le camere d'aria sono al loro posto e imbullonate. Ora non ci resta che collegare i tubi dell'aria, montare compressore e pompe e ci siamo. Le sospensioni sono pronte. Uno dei tanti problemi che abbiamo con questo progetto è far salire l'auto sul pianale del transporter. Se fosse un'auto normale, filerebbe tutto liscio. Ma qui parliamo di una supercar che ha un'altezza davvero minima da terra e questo è un problema perché il bordo anteriore tocca la rampa per via dell'angolazione della rampa stessa.
Impostate al minimo, le sospensioni pneumatiche aiuteranno il pianale a toccare terra a un'angolazione di 15 gradi. Ma secondo i calcoli di Dan, questi non sono sufficienti a caricare una Lamborghini. Così ha chiesto a Victor di trovare una semplice soluzione. Perché non ci mettiamo qualcosa del genere? Eh? Sembra uno spoiler. Quando lo abbassi, funziona come una rampa. Uno spoiler come nelle supercar. Esatto, perché questo è un super transporter. Dan dovrà realizzare un'estensione per il pianale di carico, che ridurrà così l'angolazione della salita. È un'idea grandiosa, funziona in modo semplice. Nessun perno, nessun meccanismo che può cedere. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è costruirla. Mentre Dan inizia a calcolare l'esatta angolazione dell'estensione della rampa, Shane è ancora in California con il cliente, che vuole vedere cosa può fare veramente la sua Arican con i suoi 600 cavalli quando al volante c'è un pilota professionista. Dave mi ha portato in pista per aiutarmi a capire meglio la Lamborghini, per imparare a conoscere la sua personalità, le sue emozioni, le sue vibrazioni. Se guarda le linee di una Lamborghini, sono pensate per essere minacciose, animalesche. E penso che il Transporter debba avere queste stesse caratteristiche. Per dare l'idea che siano stati creati insieme, dobbiamo renderlo possente, massiccio. Dobbiamo dargli un aspetto cattivo. Mi fido di voi, ragazzi. Si parte, signore. Oh, miseriaccia! Come molte Lamborghini, la Arican prende il nome da un famoso toro da corrida. È anche il termine spagnolo per dire uragano. Il che è adatto, considerato che ha un'accelerazione 0-100 in 3,2 secondi. E il pilota professionista Shane sa come domare questo animale ruggente. Aha! Ora capisco perché ti pagano per guidare. Aha. Dovrò cambiarmi i pantaloni dopo questa corsa. Se costruisci i veicoli come guidi, posso stare tranquillo. Sì? Sì, signore. Ora mi è più chiaro cosa vuole dal suo transporter. Ho mille idee che mi frullano per la testa. Devo solo tornare all'officina in Messico e metterle in pratica. Aspetta, come hai detto? Messico. Messico? Io amo il Messico. Dice sul serio? Partiamo subito, se sei pronto. Ci può scommettere? Andiamo, allora. Andiamo in Messico. Shane ormai è sicuro di aver inquadrato l'auto. E anche il cliente. È ora di far sapere a Dan che cosa ha in mente. Ehi, Danny Bello! Ciao, amico! Che si dice? Questo tipo è una forza. Vuole venire a prendere il transporter di persona in Messico. Dai, davvero? Non dobbiamo scarrozzarlo fino al confine. A quanto pare no. Ci pensa lui. Ti ha dato consigli per lo stile. La Lamborghini è arancione. Vuole che sia parte integrante del transporter. Ok, bene. Quando conti ritornare? Partiamo tra poco. Ci vediamo tra un paio di giorni. Mentre Shane è a bordo della Lamborghini durante il viaggio che porta a Tijuana, è un bel posto per staccare la spina. In Messico, il transporter fuoristrada del cliente sta finalmente prendendo forma. Calza a pennello. Inizia a somigliare a un Hummer. È arrivato il momento della quarta e ultima fase del progetto. Trasformare il super transporter in una belva aggressiva che non passi certo inosservata. Cominciando con una mano di nero opaco. Il cliente non vuole che il transporter sia in tinta con la sua Arican, ma abbiamo voluto usare giusto una punta di arancione sui lati. Così tutti penseranno che questi due veicoli sono stati fatti per stare insieme. Non sembra il cliente tipo di Mr. P. Come lo ha conosciuto? L'ho incontrato a Monte Carlo, mentre giocavamo ai dadi una sera. Capito. Abbiamo interessi in comune, gusti simili. Mi ha aiutato a risolvere qualche grana, per così dire, e io ho fatto lo stesso con lui.
Taxi! Mentre Prindiville si reca a Tijuana, pronto a mostrare il prodotto finito al suo cliente, gli interni vengono ripristinati e la vernice si è ormai asciugata. C'è giusto il tempo per testare velocemente la nuova rampa spoiler del transporter. Mettiamola giù e vediamo se funziona. Avanti. E l'enorme progetto è finalmente completato. Bel lavoro. Con questo è perfetto. Ai ragazzi non resta altro da fare che mettere la supercar del cliente da 160.000 sterline sul pianale di questa belva e vedere se può trasportarla davvero su ogni tipo di terreno. Questo è un vero capolavoro. D'ora in poi per me Victor sarà il lattaio. Non manca mai una consegna. Ehi, come va? Alla grande, direi. Salve, capo. Danny Bello. Ciao, amico, bentornato. I ragazzi hanno scelto quest'area sterrata poco fuori Tijuana per far vedere a David di che cosa è capace questo transporter fuoristrada. Il terreno scosceso potrebbe fare la sua fortuna o essere la sua rovina. Questo potrebbe essere il perfetto banco di prova, ma è ben lontano dagli standard della Prindiville PLC. La mia società è sinonimo di prestigio, di qualità. Trattiamo marchi esclusivi. Non incontriamo i clienti qui nel bel mezzo del nulla. Non è così che conduciamo gli affari. Se non ci rapiscono, sarà un vero miracolo. Dov'è il mio transporter? Vieni, Victor. Portalo qui, amico. Ok. Sta arrivando. Me la prenderò con voi se non mi piace. Lo adorerà. L'ultima volta che ho visto il progetto era un vero disastro. Se questi due pagliacci non mi presentano un lavoro come si deve, scorrerà tanto sangue in Messico. Guardate che roba! Uno spettacolo! Quattro settimane fa, questo qui era solo un carrattrezzi sgangherato, concepito per essere guidato su strada con una cabina dozzinale, la vernice scrostata e gomme usurate e senza stile. Ma ora è stato trasformato in un trasporto fuoristrada possente e aggressivo, degno del giovane imprenditore che non vede l'ora di provarlo. Le presento il suo transporter fuoristrada. È proprio come lo volevo. Con la sua imponente cabina Hammer, le doti di fuoristrada di questo lussuoso veicolo sono state esaltate aggiungendo gomme enormi e sospensioni pneumatiche adatte a ogni terreno. Infine, questo transporter ha subito un totale restyling, perfettamente in linea con il design e il colore della Lamborghini Huracan di David. Ehi, come va, amigos? Victor! Lui chi è? Non chiedere, lascia stare. Signori, sono impressionato, dico sul serio. Resta solo una cosa da fare adesso, caricare la Lamborghini e andare a fare un giro. Ok, si va in scena. Andiamo. Il cliente lo adora. Io lo adoro. E anche Mr. P lo adora, ma non possiamo ancora cantare vittoria. Dobbiamo testarlo. E stavolta sopra non c'è l'auto della moglie di Victor. C'è una Lamborghini da 160.000 sterline. E non è un gioco. Il primo vero test per il transporter è vedere se l'estensione angolare della rampa costruita da Dan si abbassa abbastanza da permettere alla preziosa Huracan di David di salire senza problemi. Vai! Liscio come l'olio qui davanti! Funziona alla grande. Primo scoglio superato, direi. Sì, signore. Caricata la Lamborghini, è il momento della verità per questo esclusivo transporter fuoristrada. All'inizio, questo veicolo aveva fallito il suo primo test sullo sterrato. Ma Shane e Dan sapevano che aveva delle potenzialità. Ora dovrà affrontare un terreno ancora più impervio. I ragazzi hanno fatto abbastanza per renderlo un vero mezzo fuoristrada? Ok, mettiamo alla prova questa belva. Allora ce ne andiamo dritti laggiù, capo. Oh, accidenti! È fantastico! Tranquillo, è ancora lì. Speriamo che non dovrò pentirmene. Oh, state a vedere! No! Sincero, l'avevate già provato prima? No, questa è la prima volta. Rallenta!
Rallenta, rallenta! Rallenta! Oh. È una bomba! Vorrei rilassarmi, giuro, ma la vedo dura. Guarda come va su quei dossi! Così! Abbiamo appena cominciato. Non esultate troppo presto. Il transporter sta superando senza difficoltà gli ostacoli più piccoli. Ma questa belva deve poter andare ovunque. Perciò è ora di testarla su tratti più problematici. Vorrà mica passare su quella pozza d'acqua! Sì, non sì, farlo! Sì, vai, non così! Farlo! No, evitala! Oh! No, 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 no! Facci piano, ci sono 160.000 sterline qua dietro. Questo transporter può andare davvero ovunque, signore. Sì, puoi dirlo forte. La sua Lamborghini non dovrà più restare a casa d'ora in poi. Cavolo, sono scioccato. Non credevo che potesti arrivare a tanto. Non ho mai visto un mezzo come questo, davvero. Sospensioni grandiose. Prestazioni fuori strada eccezionali. Avete centrato in pieno il mio stile, avete fatto un lavoro incredibile. Non potevo chiedere di meglio e non sono uno facile da accontentare. Grazie, signore. In vita mia ho guidato i mezzi più assurdi, ma vi assicuro che questo è davvero pazzesco. Ha superato senza problemi ogni genere di dosso, avvallamento e ostacolo che si è trovato davanti. La Lamborghini ha ballato un bel po', ma non si è mossa di un millimetro, è ancora lì. Ed è contento. Olè! È stato grandioso. Che dire, Mr. P, bel lavoro. Avete soddisfatto tutte le mie richieste, compreso lo stile. Complimenti. Te l'ho detto, vieni da me se hai in mente un progetto folle. Sono davvero senza parole. Non so dirvi quanto sono contento del vostro lavoro. E ora lo porto a casa con me. Il transporter è formidabile, ha superato tutti i test. Il cliente è contento e questo vuol dire che anche Mr. P è contento. Ma non si può mai dire. Ragazzi, non so come avete fatto, ma siete riusciti a cavarvela stavolta. Siamo stati bravi. Il vostro amico Vince ha fatto un bel lavoro. Mi chiamo Victor. E ora dove va, capo? Oh, torno a Londra. Da solo? Aspetti!